La figura di Manfredi è al centro di un incontro che si è svolto questa mattina nella Biblioteca Comunale di Trani, rivolto agli studenti degli istituti scolastici superiori della città, alla quale ha preso parte il professor Miglio, presidente dell'Istituto Storico per il Medioevo. L'intento è stato quello di focalizzare l'attenzione sulla figura di Manfredi, consegnata da biografi e da cronisti alla mitologia del principe eroico e cortese caro a Dante, ma anche percorsa dalle lunghe ombre proiettate dall'esercizio al potere. È assolutamente importante per oggi, rispetto ad oggi. Manfredi, quando gli cadono addosso tutte le responsabilità, ha 18 anni e fa tantissimo, tanto da diversificarsi da quello che faceva il padre Federico II. E questo credo che sia assolutamente significativo. Da una parte continua l'opera di Manfredi, per tanti aspetti, soprattutto quelli culturali, ma non soltanto, per altri aspetti invece innova rispetto al padre. Credo che questo sia l'aspetto più importante. Oggi invece racconto un'altra cosa, racconto come si costruisce questo mito in una fuga da Capua fino a Lucera, e come un cronista, uno storico del tempo, racconta questa fuga, una persona molto legata a Manfredi. L'appuntamento è stato promosso dall'assessorato alla cultura del Comune di Trani con la collaborazione degli istituti superiori. Questa Alexio Magistralis su Manfredi, che è un personaggio tanto legato alla nostra terra attraverso la figura del padre, ma attraverso la sua stessa storia, insomma, sappiamo del matrimonio di cui si favoleggia avvenuto nel castello di Trani, ma in genere è un personaggio che ha percorso la nostra terra, si è incontrato, insomma, con la Puglia, e quindi abbiamo voluto dare questa testimonianza di una storia che si racconta attraverso le fonti e che diventa per i giovani uno strumento di conoscenza.